Il dolore di un innocente, la quaresima di un innocente, è un po' il titolo che possiamo dare a queste prime puntate che viviamo in tempo appunto di quaresima, per lasciarci aiutare dalla sofferenza ma anche dalla forza e dalla speranza di un prigioniero eccellente, di un cardinale della Chiesa, George Pell, che venne prima condannato e rinchiuso nelle carceri di Melbourne perché accusato di atti di pedofilia durante i suoi anni di sacerdozio, ma poi venne assolto, diremmo noi nel nostro linguaggio del diritto penale italiano, assolto con formula piena dall'alta corte dell'Australia, cioè dalla corte, da noi il massimo grado di giudizio è la corte costituzionale. È innocente. E durante la sua prigionia, il cardinale Pell scrive questo diario. Io prenderò delle pagine scelte proprio per aiutarci a capire come dalla sofferenza, da un dolore, in questo caso il dolore di un innocente, è possibile sempre trarre ispirazioni e luce dalla fede. Dopo la lettura di questo diario, mi sembra che nella vita del cardinale Pell ciò che lo ha salvato è la fede. E non è uno dei primi, diciamo, dei testimoni cristiani, ma anche non cristiani, che incarcerati sono riusciti a sopravvivere grazie alla fede, grazie alla speranza in Cristo Gesù. E mano a mano che vi dirò qualcosa, queste pagine del diario sono proprio l'apertura del suo cuore. E quello che colpisce è che sono, anche quando si lamenta giustamente della sua prigionia e della sua, come dire, dell'essere, del vivere una ingiustamente questa esperienza di prigionia, lo fa con parole pacate, serene. Un diario in cui ogni giorno lui mette per iscritto la riflessione delle letture del breviario che fa. Un diario in cui dice che gli manca la celebrazione dell'Eucaristia perché in carcere non ha potuto celebrare. Un diario in cui ogni pagina termina sempre con una preghiera, come vedremo, molte volte, più delle volte, rivolta agli altri, anche ai suoi accusatori, molte volte rivolte anche alle vittime della pedofilia. Un diario in cui c'è certamente il sangue, ma è il sangue dell'innocenza, e in cui lo stile pacato, ispirato, evangelico, dimostra la sua innocenza. E quanti di noi oggi stanno vivendo esperienze simili? Sappiamo guardare in fondo perché vi è sempre la luce. Ci vediamo domani, Pare Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.